Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, stiamo vivendo la Quaresima, un momento particolare, un momento in cui vogliamo fare i conti con il nostro cammino. Gesù è stato tentato proprio per 40 giorni nel deserto. Gli israeliti per 40 anni hanno camminato dall'Egitto verso la terra promessa, anche noi qua presenti per 40 giorni facciamo la nostra quaresima. Ma che significa questa frase che per 40 anni o per 40 giorni, ecco, Gesù faceva il digiuno o gli israeliti passavano dall'Egitto verso la terra promessa? Carissimi, 40, questo numero ha un significato e significa la completezza. Allora a questo punto possiamo dire che Gesù è stato tentato su tutti i lati della tentazione, ha provato tutte le nostre tentazioni, tutte. Proprio è stato tentato pienamente. E significa, carissimi, che gli israeliti nel percorso di 40 anni hanno veramente completato il percorso della loro purificazione. E anche noi vogliamo, ecco, essere purificati in questa quaresima in maniera, ecco, completa, direi. Una volta sono stato invitato da una famiglia per mangiare la cena e una piccola ragazza, aveva forse 7-8 anni, mi dice: Don, ma 20 più 20 quanto fa? Io dico 40, ecco, pensando a questo numero biblico così importante che significa la completezza. No, Don, 20 più 20 fa bufera. 20 che soffiano più 20, cioè tanti 20 che soffiano fanno bufera. Bellissima questa cosa, ma mi ha servito per spiegargli meglio che questa completezza, questo numero 40, a volte significa anche tante bufere, tanti venti da sopportare. Allora a questo punto cerchiamo di mettere giù subito qualche programma per capire dove dobbiamo essere completi come cristiani, come figli di Dio. Io proporrei tre domande che ti fa il tuo Signore Gesù in questa quaresima. La prima è la domanda che Dio ha fatto ad Adamo nella Genesi. Siamo all'inizio della Bibbia, della creazione del mondo. Adamo, dove sei? Ecco la prima domanda. Maria, Maria Angela, Laura, Anna, dove sei? Dove ti sei nascosto? Dove ti sei nascosta? Questa è la prima domanda a cui dobbiamo rispondere. E per rispondere, carissimi, a questa domanda dobbiamo trovare cosiddetto punto di conversione. Che cos'è questo punto di conversione? È un luogo dove tu dici no a Dio, dove tu dici no all'uomo, dove tu dici no a te stesso. Allora pensate, perché questo punto è un punto dove Dio, ecco, ti cerca e dove tu ti sei nascosto, il tuo nascondiglio. E pensate in questo atelier dove io dico no al Signore. Allora forse dico no al Signore per questa malattia che devo sopportare, forse perché ho perso o non riesco a trovare il lavoro, forse dico no al Signore per quanto riguarda il mio matrimonio, perché col mio marito non va. E ce l'ho con Dio dicendo: perché me l'hai fatto sposare? Forse dico no a Dio perché ho i problemi con i miei figli e dico: ma perché mi hai trattato così? Perché mi hai dato un figlio così difficile? Ecco, questo è un punto di conversione dove tu dici no a Dio.
da cui devi partire in questo percorso di Quaresima e proprio essere guarito, liberato. La seconda domanda, carissimi, è la domanda che fa Dio ad Caino, che abita in ognuno di noi. Caino, dove è Abele? Dove è il tuo fratello? Che cosa hai fatto al tuo fratello? Come lo hai trattato? Voi sapete che Caino ha ammazzato Abele. E Dio, ecco, cerca il tuo fratello. Carissimi, la seconda domanda è questa. Che cosa hai fatto e cosa stai facendo con i tuoi fratelli? Come tratti tuo fratello? E perché lo tratti così? E vi ricordo che la prima cosa che noi dobbiamo usare nella nostra vita è quella dell'amore. E con l'amore vero consiste nel lasciare a volte il posto in cui mi trovo, io che sono amante, e andare e mettermi al posto del amato. Ecco, dove lui soffre, dove lui a volte non sa neanche cosa fare. Ecco perché in questa Quaresima vi invito a fare questa domanda: che cosa hai fatto ad Abele? Dove è il tuo fratello? Riesci ad evangelizzarlo? Riesci ad amarlo? Riesci a perdonarlo? E poi la terza domanda, quella finale, Dio ti dice: dove sono io, il tuo Dio, nella tua vita? Ecco, vedete, qualcuno potrebbe dire: ma perché questa domanda su Dio è al terzo posto? Perché Don Andrea non l'hai messo al primo? Perché a Dio non si arriva senza prima fare i conti con te stesso e poi con i tuoi fratelli. Cioè, prima, carissimi, noi dobbiamo presentarci davanti a Dio come un uomo integro. Cioè, trovare noi stessi. Il nemico più grande dell'uomo, ricordatevi, è lui stesso diviso nel suo cuore. I miei pensieri sono qua, il mio cuore è là, i miei desideri sono altrove, sono, ecco, disintegrato. E Dio dice: dove sei? Ecco perché solo lui può unirci dentro di me. Lui solo può incolare tutte queste parti che io ho perso e in qualche modo farmi un'anime, farmi un uomo unico, compatto. Perciò, ecco, questa cosa è molto importante, essere uomo integrale. Poi, ecco, dove è il tuo fratello? Dove è tuo Abele? Questa è la seconda domanda. Agire fortemente sul fratello. Solo quando sistemi le cose con il tuo fratello, solo quando lo perdoni, lo abbracci, alla fine tu puoi arrivare alla terza domanda e dire: Dio, sono qua, e Dio ti abbraccerà. Invece noi spesso vogliamo arrivare a Dio, ma lasciando dietro, carissimi, le relazioni non risolte con gli altri e con noi stessi. Forse anche tu nell'atelier adesso stai pregando, ma hai nel cuore la doppia vita, la maschera. Stai attento, perché Dio ti scruta e ti dice di convertirti, di mettere, ecco, giù la maschera. Vi ricordo che la maschera in greco significa ipocrisia. Dio dice: non essere ipocrita, cioè metti giù la maschera, perché davanti a Dio, carissimi, si può arrivare solo quando siamo autentici, cioè quando siamo autentici con noi stessi, con i fratelli, e alla fine, certo, dobbiamo essere autentici con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.